questa è forse la storia criminale più terrificante, più incredibile, più assurda che è capitata in Italia dal dopoguerra a oggi. La stampa diede loro l'appellativo di uno bianca perché utilizzavano spesso questa tipologia di autovettura. E da lì appunto nacque la famigerata uno bianca. Non ti azzardare a denunciare, perché noi spariamo e nessuno si azzardi a venire a provare a beccarci, perché abbiamo armi potenti e non abbiamo esitazione ad usarla. Io ho capito di essere stati oggetto di un conflitto a fuoco crudele, micidiale. Il problema principale che noi volevamo capire come facessero a sapere tutto di quella banca. Si vedeva l'immagine di un soggetto con una parrucca, dei Ray-Ban e un impermeabile. Quella era l'unica cosa che avevamo. È stato preso, gli hanno sparato prima la pancia e poi la testa e lo hanno lasciato lì, morto. Gli puntò la pistola addosso facendo boom e poi scapparono. Io e Pietro siamo rimasti veramente di marmo, ci si è gelato il sangue, avevamo scoperto qualcosa di importante e ci ha fatto paura. Nel 1987 e negli anni successivi l'Emilia ebbe questa ventata di paura per colpa di rapinatori che, per quanto variassero i loro obiettivi, la banda aveva comunque una caratteristica, quella di sfuggire sempre in maniera scientifica dalle retate e dagli appostamenti della polizia, con una capacità che era fuori dal comune. La banda fu chiamata la banda della regata grigia, ma anche banda della regata fantasma, perché era un'auto di proprietà di uno dei banditi che però aveva una targa in qualche modo occultata, manomessa, con dello sporco, venivano riusciti a cambiare i numeri, per cui c'era una targa che non corrispondeva evidentemente al modello. E fu attiva, fece 13 colpi, il primo fruttò 1.300.000 lire, che non era pochissimo per l'epoca, poi improvvisamente sparì. L'idea che ci eravamo fatti era della criminalità comune. Il collegamento era questa Fiat Regata, però all'inizio magari, siccome li facevano a Bologna, a Riccione, a Forlì, a Pesaro, pensavamo magari che erano bande separate. Nel settembre del 1987 un'operazione dei carabinieri di Riccione porta all'arresto di quattro persone ritenute responsabili delle rapine ai caselli autostradali e in effetti dopo quegli arresti le rapine cessarono. Perché sembrava che fosse stata sgominata questa banda, ma in realtà poi si seppe anni dopo che non era così. In realtà la vera banda della regata capisce che ha una scappatoia molto forte. Hanno beccato delle persone che come loro hanno fatto la pina ai caselli, ai quali vengono attribuiti tutti, è il segnale che devono cambiare strategia. Non più rapina ai caselli, ma cambiano obiettivo. Cominciano le rapine alle pompe di benzina, ai benzinai, e le rapine ai furgoni portavalori della Coop, le rapine ai supermercati e quant'altro. È una escalation criminale della banda della regata che nessuno lo sa ma è ancora attiva, semplicemente cambia forma e cambia percorso criminale. A un certo punto succede un fatto eclatante.
un concessionario della Romagna, Grossi si chiamava di cognome, subisce un tentativo di estorsione e apparentemente finge di accettare, in realtà denuncia questo tentativo di estorsione alla polizia. Riesce a concordare con i malviventi un appuntamento sotto un cavalcavia dell'autostrada 14 verso Rimini, al quale però viene seguito da una o due auto delle polizie. La sera del 3 ottobre 87 riceviamo subito una telefonata dall'estorto, dove appunto gli estortori chiedevano una somma di denaro pari a 30 milioni di lire all'epoca e dettavano delle condizioni. Prendi l'autostrada da Rimini Sud fino ad arrivare a Bologna e poi riprendi di nuovo il casello autostradale e ritorni indietro. Ma a ogni ponte tu ti fermerai, conterai fino a 10 e dove vedrai una borsa penzolante metterai i soldi che ti abbiamo chiesto. Ci siamo fermati a 4 chilometri da Cesena, quindi località Ruffio, e lì è successo il patatrac. Io armo la mia pistola, così fa Antonio Mosca e così fa Luciano Baglioni. Ricordo di aver tirato il freno a mano e poi ho questi secondi di buio, che non ricordo nulla, solo di essermi ritrovato sul montante della ruota posteriore sinistra in ginocchio, che sparava una figura che risaliva la scarpata, una figura alta, che indossava un impermeabile, un qualcosa di chiaro. Da quel momento è iniziato il calvario per tutti. Io ho capito di essere stati oggetto di un conflitto a fuoco crudele, micidiale. Era un tentativo di estorsione con modalità mafiose, nel senso non ti azzardare a denunciare perché noi spariamo e nessuno si azzardi a venire a provare a beccarci perché abbiamo armi potenti e non abbiamo esitazione ad usarla. Io incomincio a sentire un gran calore alle gambe perché una miriade di pallottole sono entrate, mi hanno colpito l'arma da fuoco, la mia pistola, hanno colpito il bacino, sentivo dei movimenti vicino al viso, al corpo. E a un certo punto ho visto nel mio abitacolo Antonio con la testa accasciata e io dietro che non capivo che cosa stesse accadendo. Guardo davanti, cercando appunto il collega Mosca che era a fianco a me, e lo vedo sdraiato su entrambi i sedili anteriori, con un buco nello zigomo sinistro. Era immobile, non si muoveva. Chiaramente i feriti sono stati portati in ospedale con urgenza. Mosca sembrava che non ce la facesse, l'ada di Campi era ferita comunque agli arti inferiori. Io ero rimasto illeso, nonostante la vettura era stata colpita da moltissimi colpi d'arma da fuoco. Io quella sera mi trovavo a casa mia, che stavo, era un sabato sera, ricordo benissimo. E quando è arrivata la telefonata dalla nostra sala operativa dicendo che c'era stato un conflitto a fuoco e Mosca era rimasto gravemente ferito insieme ad altri colleghi, sono andato subito a Cesena, dove era stato ricoverato Mosca, ma era quasi in fin di vita. Non avevo parole, sono rimasto malissimo per questo intervento andato male così. Avevamo i giubbotti antiproiettile, ma questo purtroppo a Mosca non gli hanno impedito di essere colpito. Più che altro è stato colpito nella spalla, il braccio sinistro, e questo poi sarà la causa della sua morte successiva, perché il piombo sparato da questi criminali gli causò un tumore osseo che lo portò alla morte di lì a poco, insomma.
Mosca, un mese prima che morisse, con le lacrime agli occhi, mi ha guardato e con la voce tremante mi ha detto: mi devi fare una promessa e devi prendere a quelli che mi hanno ridotto in questo modo. Io, chiaro che anch'io con le lacrime agli occhi gli ho promesso che non sarei mai andato in pensione finché non li avessi presi. Dopo questo sanguinoso attacco, durante il quale rimasero feriti Ada Di Campi, Luigi Cenci e il sovrintendente Antonio Mosca, morto dopo una lunga agonia, ci fu un periodo di relativa calma, ma era la calma prima della tempesta. La banda della Regata nel frattempo si è trasformata, ma noi non siamo ancora in grado di dire che siano la stessa banda, nella banda delle Coppe. In realtà poi, oltre alle COP, facevano anche uffici postali, distributori di carburante, eccetera, eccetera, con modalità molto, molto violente. Si utilizzava anche l'esplosivo negli uffici postali, nelle banche, nelle poste, per far saltare i vetri blindati, e si usavano armi molto potenti, la 357 Magnum, la 38 Special, il Sigulin, la R70, il 222 Remington, armi tipiche di una criminalità con addestramento militare. Si vide proprio una vera e propria scia di sangue. Questi criminali cominciarono a colpire diversi supermercati, cominciarono a far esplodere le casse continue, cominciarono insomma a sparare sempre più frequentemente, e comincia anche a vedersi la Uno Bianca, ma non usavano chiaramente sempre quella tipologia autovettura, ma ne usavano tante altre, insomma. Però quella fu, diciamo, già un'avvisaglia. A Rimini, capitale del divertimento estivo, una sanguinosa rapina ha proposto ieri sera un tragico scenario da metropoli americana. In una sparatoria davanti ad un supermercato nella zona Celle è stata uccisa una guardia giurata e 6 persone sono rimaste ferite. Venne commessa una rapina, un'attentata rapina alla coppia di Rimini, alla coppia Celle, dove venne ucciso Picello, una guardia giurata che andava a ritirare il denaro al supermercato. Era un portavalori, era insieme ad altro collega e venne lasciato purtroppo sull'asfalto morto. I due banditi, forse scoperti in anticipo, hanno cominciato a sparare all'impazzata con 2 fucili a pallettoni a canne mozze. Giampiero Picello, vigilantes di 40 anni di Ravenna, è morto sul colpo. Tra i feriti nessuno versa in gravi condizioni. Fuori pericolo anche l'altra guardia giurata e una bambina di 8 anni sui quali si erano riversate le maggiori preoccupazioni. È stato veramente un episodio drammatico, non solo la crudeltà con cui l'avevano commesso ed aver appunto ucciso una guardia giurata, ma l'aver sparato contro le persone, contro chiunque si sono trovati di fronte, contro una bambina, incurante di quello che poteva accadere. Il 20 aprile 1988 a Castelmaggiore, un grosso comune alle porte di Bologna, durante un controllo, un posto di blocco, 2 carabinieri vengono uccisi da dei banditi a che all'epoca non si sapeva che cosa stessero facendo, ma vengono fermati e non esitano a sparare e ad uccidere. E in questo posto, alle mie spalle, in via Gramsci a Castelmaggiore, sul retro di un grosso supermercato, che questa notte verso le 10 circa, 2 giovani carabinieri della stazione di Castelmaggiore sono stati assassinati in un modo brutale da un gruppo di malviventi che si sta attivamente ricercando. Vennero uccisi Stasi e Del Rio, 2 giovani carabinieri che erano di pattuglia e forse si sono trovati per caso, per sbaglio, non so, comunque si sono trovati a controllare un'autovettura nei pressi di un supermercato nel bolognese e vennero trucidati sul posto. L'omicidio Stasi e Del Rio è nella realtà l'elemento, diciamo così, di svolta della banda, perché oltre che a essere uccisi 2 carabinieri, si verificheranno
a seguito di quell'episodio questioni investigative e giudiziarie che fanno pensare che quella sia l'atto di nascita della vera banda della Uno Bianca, cioè la banda di rapinatori, ma di rapinatori che hanno anche qualcos'altro dietro da nascondere. Crescendo parossistico riprendono le rapine, caselle autostradali, uffici postali, coop. Si vede la Uno Bianca in giro per l'Emilia Romagna, lungo la costa adriatica. Mettono a punto anche una famosa doppietta a Pesaro e a Bologna con un bottino che comincia a crescere. 100 milioni a Bologna e 159 milioni a Pesaro. Compaiono armi importanti, pistole, ma anche esplosivi. Intanto gli inquirenti e gli investigatori sarebbero sulle tracce della banda delle coop. A un certo punto vengono individuati dei cosiddetti pendolari del crimine, dei criminali siciliani, precisamente della provincia di Catania, che cominciavano a fare dei colpi in trasferta. Era già in corso da tempo nelle regioni del nord, come dire, una sorta di emigrazione criminale, cioè il diffondersi anche in regioni che mai erano state toccate da fenomeni di quel tipo, di come dire, presenze appunto delle grandi centrali criminali che provenivano dall'Italia meridionale. E questo perché erano attirate non dal un controllo del territorio come quello che si esercitava in molte parti del Mezzogiorno, ma dalla ricchezza di quelle regioni, dalla possibilità di attività criminali in regioni molto più ricche delle loro. Arrivano magari il fine settimana, o comunque arrivano per un periodo, alloggiano qua nei dintorni e commettono rapine in banca, commettono rapine di ogni genere, poi improvvisamente spariscono e se ne vanno. Il pendolarismo del crimine qua c'è sempre stato. Si pensava anche a questo, però gli episodi erano molto ma molto gravi. La procura di Bologna annuncia di avere arrestato la banda delle coop. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di pregiudicati con base a Catania, in trasferta a Bologna appositamente per le rapine. Per i giornali diventano subito i pendolari del crimine. A consentire l'arresto dei pendolari del crimine catanesi sarebbe stata una basista, Anna Maria Fontana, che avrebbe offerto loro appoggio logistico. L'unica fonte di accusa è la Fontana, cioè una prostituta che aveva rapporti con questi catanesi e che a un certo punto decide di accusarli. Ha parlato col magistrato, ha collaborato perché conosceva questi catanesi, facevano la trasferta avanti e indietro, e che avevano fatto diverse rapine. Lei, diciamo, li appoggiava, li ospitava e poi ha deciso di collaborare. La rapina alla COP di Via Gorchi, un quartiere Corticella, a nord di Bologna, dove resta ucciso un passante Adolfino Alessandri, che mentre vede che questi stanno scappando, era in bicicletta, non esita a gridare il suo sdegno, no? L'indirizzo dei banditi, dice in dialetto: ma cosa fa delinquenti, cosa fate delinquenti? E uno di questi banditi gli dice, per la verità l'accento era del nord, non era siciliano, gli dice: tu devi morire, e gli sparò in faccia. Un passante ucciso, quattro guardie giurate ferite, due delle quali con riserva di prognosi, e il tragico bilancio della rapina tentata e solo in parte riuscita ieri sera poco dopo le 22 a Bologna, ai danni della coop Emilia Veneto del quartiere Corticella. Un comando di almeno 5-6 banditi ha atteso che un furgone portavalori scortato da un'autovettura si fermasse davanti alla coop per il prelievo dalla cassa continua dell'incasso del lunedì. Le quattro guardie giurate del corpo dell'Elmetto avevano appena effettuato il prelievo quando veniva fatto esplodere un ordigno con lo scopo evidente di creare disorientamento.
Quasi contemporaneamente una pioggia di fuoco, si parla di fucili a pompa e di pistole, si abbatteva sulle guardie che non avevano il tempo di reagire. I banditi si sono impossessati soltanto di una sacca contenente 38 milioni e sono fuggiti verso la parte posteriore del magazzino. Qui si sono imbattuti in un ciclista di 53 anni, Adolfino Alessandri, che li ha apostrofati con durezza. La reazione dei banditi è stata spietata. Con una spinta lo hanno fatto cadere e quindi lo hanno freddato con un colpo di pistola, dicendo «devi morire». Recenti arresti operati dai carabinieri avevano fatto ritenere che la cosiddetta banda delle coppe, che da un paio d'anni agisce in Emilia-Romagna e nel Veneto, avesse ricevuto un colpo determinante. Ma l'episodio sanguinoso di ieri sera, per le modalità e la ferocia, identico ad altri, apre interrogativi inquietanti. L'arresto della banda delle coppe, seppur diede uno stop ai crimini commessi nei confronti di questi supermercati, in realtà non fermò le scie di sangue che imperversava la Romagna. Rimaneva sempre il dubbio. C'era qualcosa che non andava, non era chiaro. Anzi, soprattutto nel bolognese, incominciarono degli episodi abbastanza gravi. Cominciarono delle rapine ai distributori di carburanti, alle tabaccherie. Ci furono diversi episodi gravissimi con l'uccisione di persone. Lo hanno ammazzato con due colpi di pistola allo zigomo sinistro e al naso. Pochi istanti prima stava puntando i numeri di targa dell'auto dei due rapinatori che avevano tentato una rapina e derubato e ferito un'altra persona. La vittima della spietata esecuzione, Primo Zecchi, 51 anni, dipendente dell'azienda per l'igiene urbana. Il 6 ottobre del 90 rientravamo da una gita aziendale mia figlia e alle 6:30 abbiamo telefonato mio marito dicendo che stavamo arrivando. Quando siamo arrivati abbiamo visto una gran confusione e tutti a chiedersi ma cosa è successo, ci sono le macchine di polizia, c'è di tutto e di più, e poi proprio dal pugno abbiamo visto questo lenzuolo con qualcuno sotto. C'è stata una rapina. A quel punto mia figlia comincia a dire mamma non vedo papà, allora c'è un signore lì, fa ma come si chiama tuo padre? Zecchi Primo, dice allora è quello che è steso per terra. Io ero di servizio all'ANSA, l'ANSA è poco distante dal luogo del delitto, trovai Primo Zecchi scoperto perché c'era la medico legale che lo stava osservando, e c'era il suo sangue per terra, poi una scena abbastanza atroce. Quando Primo Zecchi viene ucciso perché prende la targa di una macchina che fugge, prende la targa di una macchina rubata, non c'era un vero rischio. Questa secondo me è la cosa più significativa di questa storia, che ancora oggi le dà forza e sconvolge alla fine una comunità intera. Ci apparivano come dei criminali senza scrupoli, senza aver sparato una persona inerme, un anziano, non aveva nessun scopo, nessun niente. E avergli sparato dava proprio la sensazione di dire ma questi chi sono? Perché usano così facilmente le armi e uccidono qualsiasi persona che si trova sulla loro strada? Questi ultimi episodi, questi episodi gravissimi, soprattutto di sangue, la stampa diede loro l'appellativo di uno bianca, perché utilizzavano spesso questa tipologia di autovettura. E da lì, appunto, nacque la famigerata uno bianca. Anche se non utilizzavano sempre quella tipologia di auto, cioè quel colore, ma ne hanno utilizzate tantissime altre, di colori diversi, anche di tipologia diversa, insomma. Però questo appellativo gli rimase perché spesso e volentieri utilizzavano questa autovettura. Ma c'era uno scopo anche in questo, perché era una macchina all'epoca molto comune. Di uno bianche ce ne trovavi a migliaia in una città, soprattutto come Bologna, ma anche qui nel Riminese. Moltissime persone avevano la 1. Era un colore che andava per la maggiore, ecco, per quello era molto facile, insomma, reperirla e molto facile nasconderla.
Italia, da sempre paese di emigrazione, conosce nel corso degli anni Ottanta invece una crescente immigrazione. Questo arrivo di centinaia di migliaia di migranti provenienti dal terzo paese del terzo mondo, dall'Asia e dall'Africa, crea una ricchezza culturale ma anche forti allarmi sociali. E quindi nel paese si moltiplicano i fatti di razzismo, così come in molte parti del paese, come a Bologna, ci si comincia a attrezzare per accogliere questo flusso di persone, flusso che fino a quel momento non fu regolato dalla politica con delle leggi, diciamo, che in qualche modo facessero fronte a quello che stava succedendo. All'interno di questi fatti di razzismo, in Emilia-Romagna abbiamo una serie di attacchi contro strutture che appunto si occupavano di questi migranti, come si direbbe oggi, allora si diceva immigrati. Nella città dell'accoglienza, a un certo punto, cominciano una serie di episodi di chiara matrice eversiva. Ci sono degli assalti ai campi nomadi, ai centri di accoglienza per gli immigrati, che culminano anche in un episodio clamoroso, quello, il raid al campo nomadi di Via Gobetti, nella zona del Battiferro, dove i banditi sparano contro le roulotte e uccidono due rom e ne feriscono gravemente altri due. La polizia ha ricostruito quattro identikit del comando che ieri mattina ha assalito il campo nomadi alla periferia di Bologna, uccidendo due persone. Le indagini non escludono né la matrice razzista, un gruppo cioè organizzato quasi una Ludwig degli Zingari, e la vendetta tra nomadi, maturata negli ambienti della malavita. Sono stati perquisiti interi stabili alla periferia di Bologna, in particolare nel popolare quartiere del Pilastro. Si tenta anche di stabilire se sono state impiegate le stesse armi di un altro attacco contro un campo nomadi avvenuto il 10 dicembre. Nell'ambito degli spari che furono effettuati al campo nomadi, invece direttamente io il sopralluogo, mi accorsi che rispetto alle armi che erano state precedentemente impiegate fu utilizzato un fucile a ripetizione automatica in un calibro molto particolare, in 222 Remington. Quindi si incominciò a aumentare il volume di fuoco che veniva utilizzato per questi fatti delittuosi. Quindi c'era sempre un aggravamento continuo rispetto ai fatti precedenti. Una vicenda orribile da molti punti di vista, che rivela evidentemente non solo un connotato stragista, ma rivela anche la volontà di introdursi nell'equilibrio del tessuto sociale civile di Bologna, cioè il fatto che queste cose non erano frutto di singoli che improvvisamente si svegliavano una mattina e decidevano di fare di compiere condotte criminali, ma rivelava un ben altro tessuto. La violenza cieca, la Fiat Uno bianca, il mitragliatore di tipo militare, tre costanti che rappresentano una firma. Nel corso di una rapina ad un distributore alle porte di Bologna, due le vittime, una delle quali aveva forse visto i banditi cambiare di macchina in una viuzza laterale. Continuano i raid razzisti della banda della Uno bianca e non cessano certo i delitti contro innocenti che passavano lì per caso, come Luigi Pasqui e il povero Paride Pedini, che stava passeggiando con suo figlio vicino a casa, ha visto casualmente il cambio di macchina della banda, è stato preso, gli hanno sparato prima la pancia e poi la testa e lo hanno lasciato lì, morto. Paride Pedini è la dodicesima vittima della banda della Uno bianca. La sera del 4 gennaio 91, una macchina con tre giovani carabinieri, Stefanini, Moneta e Mitilini,
era di presidio alle scuole romagnoli, ma nella realtà al Pilastro, che è un quartiere di Bologna, ma in realtà anche di ronda intorno a quell'edificio, e incrociò una macchina, una Uno Bianca, dalla quale partirono immediatamente raffiche di mitra e colpi di pistola, e in una dinamica da vera mattanza, in cui trovarono la morte nel tentativo disperato di difendersi, ma che li vide soccombere alla violenza e alla crudeltà dei loro assassini. Un nuovo terrorismo, non politico, ma attuato da bande criminali. Forse è questa la spiegazione dell'agguato che a Bologna ieri sera è costato la vita a tre carabinieri. Il più anziano aveva 22 anni. Intanto è stato ricostruito con precisione l'agguato effettuato da due auto, una Fiat Uno bianca, ritrovata poi bruciata, e una Golf o una Ritmo nera. Da una delle auto sarebbero partiti alcuni colpi che avrebbero sviato l'attenzione dei carabinieri in un normale giro di perlustrazione che toccava pure un campo nomadi e una scuola dormitorio per extracomunitari. Ma nulla hanno potuto sotto le raffiche provenienti da due diverse direzioni. I corpi di Mauro Mitilini, Otello Stefanini e Andrea Moneta sono apparsi sfigurati ai primi soccorritori. La Uno bianca ancora imperversava tranquillamente e colpiva proprio lo Stato, ha colpito proprio le persone che erano lì per vigilare, comunque per pattugliare questo quartiere, che tra l'altro giovanissimi, erano veramente giovani questi tre ragazzi, e vennero trucidati. Io la ricordo come un incubo, perché quella sera noi abbiamo ricevuto tre telefonate mute. Era il fratello di mio marito che aveva letto, su allora c'era Televideo, che erano stati uccisi tre carabinieri a Bologna, e la quale ha letto il nome del nipote, ma non aveva il coraggio di, perché ci sentiva tranquillo. Poi dopo ho cominciato a vedere gente che veniva a casa, ma io non capivo. Ho capito un po' qualcosa quando ho visto arrivare il capitano e sono caduta tutta lunga per terra. Però neanche così l'ho accettato, perché io dicevo: no, Otello è impossibile, perché noi senza Otello non possiamo vivere. Ci hanno preso poi sotto casa mia, era tutto le gazzelle dei carabinieri, ci hanno preso e ci hanno portato a Bologna, ma io ero convinta che lui era solo ferito. Infatti nella macchina mia sorella e mia zia gli dicevo: pure se non c'ho un braccio, ma che ci importa, io me lo tengo, me lo curo io, non ci so problemi. Invece quando siamo arrivati neanche ce l'hanno fatti vedere. Da quest'incubo che è seguitato è stata una cosa atroce, non si può descrivere. Andrea era una persona molto solare, pieno di amici, amava molto il lavoro che stava facendo, aveva un senso del dovere e anche amore per la giustizia. E io lo ricordo quella mattina che doveva partire, l'ho lasciato in camera che ancora dormiva, però non pensavo mai che poi non l'avrei più rivisto. Questi tre ragazzi erano nati tutti e tre a settembre, tutti e tre. E io l'altro giorno sono andata da mio figlio e lì gli ho detto: salutami Andrea e Mauro, perché so che loro staranno insieme senza meno. E io mi sento un po' la mamma di loro, anche di loro due, perché le loro mamme non ci sono più. Le loro mamme stanno con loro. All'indomani dell'assassinio dei tre carabinieri al Pilastro, la squadra mobile di Bologna e altri settori investigativi inquirenti avevano individuato nelle armi, in particolare, la pista giusta per poter catturare, forse in breve tempo, gli assassini. Ma purtroppo, un po' per errore, un po' per orrori giudiziario investigativo di altri inquirenti investigatori, quella pista fu persa e la chance di catturarli subito anche.
nell'episodio dei carabinieri furono piegati un AR-70 e un Manorin, tutti e due in calibro 222 Remington. La cosa si rese interessante perché come mai due armi diverse in un episodio delittuoso così efferato? Un'arma con notevole volume di fuoco e soprattutto armi automatiche, armi da guerra. Era un gruppo criminale che sapeva muoversi molto bene sul territorio, anche durante i colpi, proprio sembravano delle persone abituate ad agire in un certo modo, come se fossero dei militari, come se appartenessero veramente a qualche forza dell'ordine, ma non era questa l'idea. La nostra idea era quella che erano appartenuti alle forze dell'ordine, erano stati magari buttati fuori per qualche motivo, però sapevano operare bene, sapevano sparare molto bene, non usavano, cioè quando usavano le armi si capiva, questo chiaramente riferito dai testimoni, da coloro che purtroppo si trovavano sulla loro strada. Avanzavano lentamente, cadenzando i passi come in una danza macabra. Hanno cominciato a sparare quando erano a pochi metri dall'auto dei carabinieri. Facevano paura, non solo perché avevano le armi in pugno e il volto coperto, ma perché si spostavano con perfetto sincronismo, muovendosi lateralmente da sinistra a destra, come si vede al cinema. Sparavano sui carabinieri e per ammortizzare i colpi del fucile facevano una strana ginnastica che non potrò dimenticare. Si piegavano per un attimo sulle ginocchia. Poi, con disinvoltura, dopo aver sparato altri colpi a distanza molto ravvicinata, se ne sono andati, sicuri, con passo non veloce. E sono ripartiti con la Fiat Uno bianca. La violenza gratuita, l'efferatezza di alcuni di questi fatti di sangue, sì, alcune rapine dove ci furono morti e feriti per bottini che oggi corrisponderebbero a poche migliaia di euro, fecero pensare e sospettare trame oscure più profonde, anche perché in queste azioni sembrò che chi le aveva compiute avesse un addestramento di tipo militare. E quindi che in qualche modo ci potesse essere una connessione con Gladio, con strutture di quel genere o con i servizi segreti o con apparati militari o paramilitari magari di ambito NATO. Dopo la strage del Pilastro, la Digos di Bologna individuò una testimone, la certa Simonetta Bersani, che collaborò e dicendo che a sparare era stato Peter Sant'Agata. Era il 20 giugno 1992, erano circa le 8 di sera, c'era ancora luce a quell'epoca, era ancora giorno. E bussarono alla porta direttamente, arrivarono tantissima polizia in borghese. È un delitto che però avrà un seguito clamoroso, nel senso che vengono beccate, arrestate altre persone per questo delitto. Due fratelli pilastrini, William e Peter Sant'Agata, un terzo complice, ma soprattutto c'è questo camorrista napoletano, luogotenente di Raffaele Cutolo, che è Marco Medda. C'è una persona appunto che ti accusa, firmato, Simonetta Bersani, che la conoscevo bene perché eravamo nella stessa compagnia da qualche anno, non ci frequentavamo,
allora mi misi proprio a ridere. Cioè, la prima cosa che feci quando mi contestò questa cosa, mi mise a ridere, dico, guardi che c'è un equivoco. La testimonianza di Simonetta Bersani, che in una sequenza di audizioni e interrogatori parte dal non aver visto nulla al aver visto tutto, con una precisione scientifica che, guarda caso, corrisponde esattamente alle risultanze degli allora periti balistici, che peraltro commisero degli errori, che guarda caso erano identici alle cose che diceva però di ricordare la Bersani. Questo lascia molto la mare in bocca, perché poi noi abbiamo scoperto che la Bersani interloquiva molto serratamente e anche in maniera irrituale proprio con alcuni degli organi investigativi, anche nella sua vita privata. La Bersani fa dichiarazioni una dopo l'altra con una successione che non viene giustificata dal fatto che se sai delle cose le devi dire subito, non le puoi dire a rate, e accusare addirittura la presenza di un altro Sant'Agata dove era accusato il fratello. Senti, io ti vorrei chiedere una cosa sola, non ti chiedo altro. Quando è che ti decidi a dire la verità? Io ho detto fino adesso la verità. Cioè, sei tu forse quello che deve dire, che devi dire la verità, niente di più. Non contenti della strage del pilastro, dove hanno ucciso alcuni giovani poveri carabinieri, continuano il loro accanimento contro i caselli dell'autostrada, contro i benzinai, e un'altra persona innocente ci lascia la vita. Claudio Bonfiglioli viene ucciso in un'area di servizio, in un'area di un benzinaio, insieme al suo cane. Un omicidio che sembra quasi perpetrato fine a se stesso, perché, pensate, abbandonano sul posto persino una parte della refurtiva. Povero Claudio Bonfiglioli. L'omicidio Bonfiglioli rappresenta anche un passo molto particolare della personalità di queste persone, rappresentata dal fatto che, oltre a uccidere il benzinaio Bonfiglioli, uccisero anche il cane che si trovava lì nelle sue vicinanze. Quindi dimostra veramente una cattiveria particolare nei confronti di tutti, ecco, non soltanto delle persone. Una spietata esecuzione di possibile matrice terroristica oppure una sanguinosa rapina sono le due ipotesi più probabili, ma non ne escludono altre, traffico d'armi, ad esempio, al vaglio degli inquirenti da stamane, allorché, poco dopo mezzogiorno, sono stati scoperti in un'armeria nel centro di Bologna i corpi senza vita di Lician Saloni, 48 anni, titolare del negozio, e del suo aiutante Pietro Capolungo, 65 anni, ex carabiniere in pensione. Lei uccisa con un colpo in testa, lui raggiunto al collo, riversi dietro al banco. Sul banco la scatola vuota di una pistola Beretta, forse l'arma del delitto, mentre dalle scansie alle pareti mancherebbero un fucile mitragliatore ed alcune pistole che l'assassino o gli assassini potrebbero aver portato via. In quel giorno una passante fornisce una descrizione dettagliata alla polizia scientifica di uno dei killer. Dalla descrizione viene estrapolato un identikit che è identico alla fotografia di un uomo, insospettabile. Quell'uomo poco dopo si ripresenterà sulla scena del crimine in tutt'altra veste. È Roberto Savi e lavora alla questura di Bologna. È una cosa che lascia basiti, anche perché se viene un ritrattista
e ha Roberto Savi a disposizione, lo disegna così come lo disegnò il disegnatore che fece l'identikit. Somiglianza era spaventosa, questa identikit campeggiava negli uffici di varie questure, compresa quella di Bologna. Roberto Savi, uscito da assassino e rapinatore da quell'armeria, si recò a poche centinaia di metri alla questura, si cambiò l'abito nella divisa e tornò sul luogo del delitto a aiutare i colleghi a tenere lontani i curiosi perché non inquinassero le eventuali prove che lui avrebbe lasciato eventualmente proprio nell'armeria di via Volturno. Da riscontri effettuati dopo la strage del Pilastro risultano 30 possessori di AR-70 sul territorio tra Bologna e provincia. Tra questi 30, al 26° posto, c'è proprio Roberto Savi, che possiede due mitragliette AR-70 legalmente detenute. Nella lista, accanto al suo nome, compare un'annotazione a penna, collega. Proprio perché poliziotto, gli viene chiesto di portare alla scientifica uno dei fucili per un controllo sul funzionamento. Ma Roberto non porta il fucile con cui ha commesso l'eccidio del Pilastro, ma un altro fucile che ha recentemente acquistato il 27 dicembre del 1990. Un identikit somigliante, associato al fatto che di Roberto Savi si sapeva che possedeva degli AR-70 che andava a sparare nei poligoni di tiro insieme al fratello Alberto Savi, pure lui poliziotto, pure lui titolare di AR-70, e tutta una serie di altri indizi messi insieme avrebbero potuto far balenare il sospetto che quell'immagine fosse di Roberto Savi, non soltanto dopo il loro arresto, ma anche prima. Beh, io penso che la banda poteva essere fermata molto prima. E a un certo punto loro presero questo AR-70, era un fucile d'assalto di tipo militare, lo presero nella versione civile, ma che sparava a raffica, piccoli proiettili con effetti devastanti, peraltro, quando attingevano il corpo umano, ed erano tutti segnalati questi rifle, questi fucili d'assalto venduti. E lui, Roberto Savi, che seppe in anticipo ovviamente che c'era un'indagine per scoprire chi erano i possessori dei rifle, di questi fucili, degli AR-70, ne acquistò un altro per poterlo immediatamente consegnare. Ecco, tutte cose che però appartengono anche queste alla possibilità di essere scoperte in maniera eclatante. Nonostante io avessi fatto una informativa ogni volta che c'era un omicidio di questa particolarità, non ci fu mai un coordinamento fra le varie procure, ognuna operava per conto proprio. Oggi ci sarebbe stato immediatamente un tavolo tecnico di studio, ecco, in quei tempi non fu fatto, non c'era questo tipo di metodica, questa particolare attenzione a questi fatti delittuosi, sebbene siamo in un periodo storico molto particolare. Continuano gli attacchi e le rapine, ma i bottini sono veramente irrisori. A luglio del 1991 progettano addirittura un attacco con l'esplosivo all'ufficio postale di San Lorenzo di Riccione. Tanti feriti, ma zero bottino, perché il direttore dell'ufficio postale di Martino non apre la cassaforte. Fu una rapina in cui, come altre volte, i banditi usarono l'esplosivo. Lo hanno usato male anche in quel caso, perché evidentemente non era il loro forte. Loro erano bravi a sparare, ma evidentemente non sapevano dosare la forza dell'esplosivo. Anche in questo caso a San Lorenzo non ci riuscirono. I banditi urlarono a Daniello Martino di aprire la porta, dicendo: non riesco ad aprire. E Fabio Savi gli puntò la pistola addosso facendo boom e poi scapparono. Dopo aver ricevuto la telefonata da parte di mio padre, dove ci avvertiva di ciò che era successo, immediatamente io mi misi in macchina e raggiunsi il posto. Ricordo ancora, diciamo, il teatro di questa esplosione. 8 giorni dopo, facendo rientro con mio padre, con l'autovettura, a casa, presso la nostra abitazione di Morciano di Romagna, parcheggiamo l'autovettura subito di fronte all'accesso della nostra abitazione. A questo punto udì dei colpi, degli spari. Mi voltai e purtroppo notai la presenza di un'autovettura sulla strada.
in quella frazione di secondo realizzai che ci stessero sparando addosso e urlai a mio padre di gettarsi a terra. Continuavo ad udire questi spari e a osservare le pallottole che mi rimbalzavano letteralmente di fronte al viso. Dopo questi 9 colpi, l'azione di fuoco terminò. Cercai di girarmi, di voltarmi per capire se c'era qualcuno che scendeva da questa autovettura e magari ci veniva a dare il colpo di grazia. Pian pianino mi rigirai e vidi che a terra c'era una pozzanghera di sangue, perché effettivamente il colpo che avevo ricevuto al ginocchio. Mio padre era stato colpito da frammenti, da schegge di queste ogive, dei colpi che spararono questi malviventi. Era tramortito a terra. Anche in questo caso lui ha subito uno shock notevolissimo, perché ritrovarsi dopo 8 giorni in una situazione estrema del genere, con coinvolto oltretutto pure il figlio, immagino che sia stata una cosa proprio bruttissima, pazzesca. Questo modus operandi conferma ancora una volta la gratuità delle azioni commesse dalla banda. Non aveva un fine utilitaristico sparare a Daniello Di Martino e a suo figlio. Si trattava di una vendetta, di una ritorsione, ancora una volta di un monito. Ecco che cosa succede a chi si frappone sul percorso criminale della banda della Uno Bianca. Io non provo odio nei loro confronti, perché sarebbe scendere ai loro livelli. Però un giorno mi piacerebbe chiederglielo perché l'hanno fatto. E se si rendono conto di quello che hanno fatto, delle vite che hanno tolto, dei feriti che hanno lasciato lungo la loro strada, dei lutti. Io per questo mi ritengo anche fortunato, perché oggi lo posso raccontare, sono in piedi. Perciò, però sono dei segni che te li porti a vita. Tra giugno del 1991 e l'inizio del 94 c'è l'escalation. Sei rapine, 5 morti, 14 feriti, una violenza inaudita, morti innocenti. Ne fa le spese anche un giovane ragazzo di 21 anni, Massimiliano Valenti, che si trova nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e nota il cambio di un'auto effettuato dai rapinatori, che lo prendono e con il tipico gesto dei poliziotti lo caricano in macchina, lo uccidono e lo buttano in un fosso. Una morte assurda, senza colpa alcuna. Stamane, alla periferia di Bologna, in una strada di campagna, è stato ammazzato a sangue freddo con 5 colpi di pistola un giovane di 21 anni, Massimiliano Valenti. Davanti a casa, appena sceso dal furgone col quale di notte aveva distribuito i giornali, si è trovato di fronte due banditi che, subito dopo l'apertura, avevano rapinato 200 milioni all'agenzia del credito romagnolo, poche decine di metri più in là. I banditi, che toltisi passamontagna stavano salendo su un'auto pulita, non hanno avuto esitazioni. Il giovane è stato sequestrato, armi alla mano, condotto in una zona abbastanza isolata, assassinato e scaraventato in un fosso. Massimiliano Valenti, questo splendido ragazzo autotrasportatore, classico bravo ragazzo che aiuta la famiglia, che si impegna e lavora e che non abbassa lo sguardo di fronte a questi criminali e che viene assassinato più per l'atteggiamento, perché lui non avrebbe potuto testimoniare nulla. Lo prendono, lo rapiscono, lo portano in macchina, poi, mentre sono lì, decidono il suo destino e lo decidono nella maniera più agghiacciante che si possa fare. Uno fa il gesto dell'elicottero, mandiamolo in cielo, e l'altro, che però poi esegue questa condanna a morte di un ragazzino. Ci sono molti volti in questa vicenda che sono l'espressione vivente di come si possa cristallizzare il dolore. Il papà di Massimiliano Valenti, come la mamma di Stefanini o come Rosanna Zecchi e tanti altri, hanno nel volto impressi per sempre la
scultura della morte che è entrata nella loro vita e li ha segnati per sempre. Nel gennaio del 94 i nostri superiori, diretti superiori di me e di Pietro Costanza, ci convocarono e ci dissero che Daniele Paci, il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, era intenzionato a costituire un pool interforze che indagasse solo esclusivamente sulla Uno Bianca. Il dottor Paci ha preso in mano il fascicolo della Uno Bianca e ha chiesto di un pool. Ha chiesto alla questura, ai carabinieri, alla criminal poll, voleva un pool di 7-8 persone che lavorassero esclusivamente sui fatti della Uno Bianca. Per prima cosa decidemmo di risentire tutti i testimoni che c'erano stati nei vari delitti che noi attribuivamo all'epoca alla banda della Uno Bianca, e occorreva fare un'attività anche di prevenzione delle rapine, e la prima cosa che facemmo fu costituire una specie di album di tutte le auto Fiat Uno Bianche similari che venivano rubate in provincia. E quindi abbiamo cominciato a controllare questi parcheggi per verificare se in uno di questi ci fossero delle auto sospette. Nel piazzale dell'ospedale di Rimini, che era stato utilizzato in più occasioni dai Savi per portare delle autovetture utilizzate dopo le rapine, abbiamo messo anche una telecamera fissa per appunto controllare il momento in cui qualcuno si fosse avvicinato ad un'auto sospetta. Dopo un primo momento di esame del materiale raccolto, cominciamo a lavorare su un qualcosa di concreto. Abbiamo cominciato ad indagare su ex appartenenti alle forze dell'ordine, abbiamo addirittura fatto delle intercettazioni nei loro confronti, e pedinamenti, ognuno portava la propria idea, ognuno aveva qualche indizio, qualcosa, qualche riferimento e si andava a indagare su quella persona. L'altra cosa che abbiamo pensato insieme al pool era quella di fare, dicevamo noi, come quelli della Uno Bianca. Cioè, noi ci eravamo accorti che i Savi conoscevano benissimo le abitudini dei bancari che rapinavano. Quindi era evidente che queste persone, i rapinatori, avevano fatto dei sopralluoghi molto accurati prima di fare i loro colpi, perché sapevano con chi avevano a che fare. Quindi noi abbiamo detto, magari non li prendiamo il giorno in cui fanno la rapina, non lo sappiamo quando la faranno, ma li possiamo prendere in un momento in cui fanno i sopralluoghi. Io e Pietro siamo rimasti veramente di marmo, ci si è gelato il sangue, avevamo scoperto qualcosa di importante e ci ha fatto paura. Era una prova inconfutabile che si trattava di loro, della banda della Uno Bianca. Ero in un momento di disperazione totale, di paura totale. Stavo alla ricerca di potermi fidare di qualcuno per avere il coraggio di dire ciò che sapevo. Come hai potuto farci questo? Come hai potuto uccidere Antonio? Gli occhi così non li ho mai visti in vita mia. Che macchina era? Una Fiat Uno bianca. Abbiamo fatto anche un'indagine su dei soggetti che facevano i giochi di ruolo con le guerre simulate, perché sempre sapevamo che erano persone che sparavano molto bene. Quindi, diciamo, abbiamo spaziato con le ipotesi. Il pool ci consentì nel frattempo di acquisire un qualcosa di molto importante, un fotogramma che ritraeva uno dei rapinatori. Si vedeva l'immagine di un soggetto con una parrucca, dei Ray-Ban e un impermeabile. Quella era l'unica cosa che avevamo. Era un fotogramma dove si vedeva abbastanza bene, cioè non era, però si sembrava un mascellone. Noi l'avevamo soprannominato il mascellone, con gli occhiali e una parrucca in testa e sta mascella un po' sporgente, grossa.
Questo era un fotogramma che noi e tutto il personale del Pucci portavamo assiduamente con noi, ce l'avevamo nel portafoglio, nella macchina, ce l'avevamo in casa. Era un qualcosa che faceva parte di noi, sempre, 24 ore su 24. Quando abbiamo costituito il pool nel gennaio del 1994 ci eravamo dati una scadenza di 6 mesi. Poiché nei 6 mesi non avevamo raggiunto nessun risultato, a fine giugno ci siamo rivisti con i dirigenti di Polizia e Carabinieri, abbiamo detto proseguiamo per altri 3 mesi e così siamo arrivati alla fine di settembre. A quel punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto abbiamo raccolto molti elementi, abbiamo avuto delle informazioni ma non abbiamo ancora raggiunto il risultato. Paci ci riunì e dice guardate che purtroppo le cose stanno così, dobbiamo sciogliere il pool, non siamo arrivati a nulla, però speriamo che voi possiate continuare almeno nei vostri uffici, nelle vostre sedi, insomma, a lavorarci e a portare avanti quello che era stato costruito fino a quel momento. Sciolto il pool, i dirigenti del commissariato e della squadra mobile hanno consentito a Baglioni e a Costanza di proseguire nell'attività che era iniziata 9 mesi prima. Tutti i giorni sceglievamo l'obiettivo, cioè oggi dedichiamoci a questo e si partiva il mattino presto per fare gli appostamenti. Prima di colpire, di andare ad arrapinare una banca, loro facevano giorni e giorni di appostamenti. Infatti loro conoscevano vita e morte e miracoli della banca, conoscevano chi era il direttore, il vice direttore, chi aveva le chiavi, chi era la donna delle pulizie. Avevamo creato un'altra gastina, bandierine, l'ora della rapina. Avevamo capito che queste la rapina la facevano ogni 40-45 giorni. La media era quella. E abbiamo fatto un accertamento accurato di tutte le banche facendoci dire le filiali che avevano nella nostra zona. E abbiamo capito che erano 85 banche. Naturalmente abbiamo selezionato 7 banche su 85. Perché non potevamo controllare tutti e poi abbiamo selezionato dove c'era la statale vicino, l'autostrada, dove non c'era il vigilante, dove c'era la porta di sicurezza. Queste 7 banche noi le abbiamo tenuti per mesi sotto controllo, io e Baglioni. Cominciamo a fare gli appostamenti travestiti da turisti, ci siamo travestiti da persone che vendevano la piada, cioè cercavamo un po' di passare inosservati, quello che poi è un classico degli investigatori da strada, no? Mattino alle 7 prendevamo servizio io e lui, sceglievamo un obiettivo, una banca, una volta in un posto, un'altra volta in un altro, inserivamo nel nostro computer tutto quello che annotavamo. Il problema principale che noi volevamo capire è come facessero a sapere tutto di quella banca. Vuol dire che andavano a fare dei sopralluoghi molto accurati. Il tempo passa e la soluzione investigativa non si trova. Comincia a generarsi un po' di sfiducia negli ambienti degli investigatori, nell'opinione pubblica. I poliziotti Costanza e Baglioni però continuano nelle loro indagini in perfetto silenzio e sembra apparentemente in solitudine. Indagano, indagano e alla fine il loro sforzo verrà premiato. La mattina del 3 novembre del 94, durante uno dei nostri servizi che facevamo quotidianamente io e Pietro per controllare i possibili obiettivi, ci avvedemmo di un'autovettura, una tipo bianca, che
transitava sulla statale in una frazione di Rimini, zona Santa Giustina, a bassa velocità. In particolare ci ha dato un po' all'occhio la targa, che aveva sporca più del normale. La vedemmo passare e rallentare molto davanti alla banca. E vedemmo gli stop accesi, come se avesse frenato, e tant'è che il computer ci siamo detti non vorrei che i rapinatori sono dentro e questo qui sta passando lì, le carica al volo e se ne va. Abbiamo girato l'autovettura e siamo andati dietro per vedere quello che succedeva. Poi invece lui, questo soggetto, ha ripreso la sua marcia e se n'è andato, è andato via. Abbiamo detto seguiamolo un po'. Lo vediamo salire per una stradina che portava su a Torriana, lo perdiamo perché la strada è molto tortuosa, poi attraversiamo il centro di Torriana, questa autovettura non l'abbiamo più vista. Subito dopo il paese di Torriana c'è una piazza che dall'alto si vede e lo vediamo, questa autovettura che entra in questa piazza, Piazza della Libertà. Nell'entrare in piazza a piedi vediamo questo individuo molto alto con un pacchettino in mano che sale le scale del Civico 29. Al che abbiamo detto non andiamo oltre perché tanto la piazza è comunque chiusa, si deve entrare e uscire dalla stessa via. Vediamo, andiamo all'anagrafe, tanto non ci costa nulla, siamo qui a 100 metri. All'anagrafe abbiamo chiesto chi abitava al Civico 29 della Piazza Libertà. L'impiegato dà un'occhiata e ci dice ma ci abita un certo Savi Fabio. A noi quel nome non ci diceva nulla. Noi avevamo questo fotogramma che portavamo sempre dietro. All'ufficio anagrafe, quando chiediamo la carta d'identità perché abbiamo già un nome, Savi Fabio, l'addetto ci fa vedere una fotografia, una licenza di pesca. Quando io la vedo, Luciano era vicino a me, ho esclamato, cazzo, l'impiegato mi ha guardato, ho detto, no, scusa, niente. Per noi era la stessa persona del fotogramma. Abbiamo fatto un centinaio di metri, stavamo andando a prendere la macchina, vediamo uscire questa persona, che per noi in quel momento lì era lui, o che era un sosia. Nell'uscire, nell'andare nella via che ci portava l'autovettura, noi abbiamo girato a destra, con l'occhio vediamo che questa persona esce e si ferma sulla porta, come se volesse vedere i nostri movimenti. Compiuto ha detto, guarda che ci ha riconosciuto, sicuramente ha capito che siamo poliziotti. E lui ha fatto manovra con la tipo bianca, in marcia indietro e si stava avviando nella direzione opposta a noi. Poi improvvisamente si è fermato in mezzo alla strada. A quel punto con Pietro abbiamo detto assolutamente dobbiamo andarcene. Siamo arrivati in procura, il dottor Daniele Paci si è alzato per accoglierci e gli abbiamo detto dottore si sieda. A un certo punto io ricordo che sono venuti nel mio ufficio, anche se non avevamo appunto più il pool, ci sentivamo spesso, e loro mi dissero, dottore si segga, e io capii che c'era qualcosa di importante e appunto mi dissero, abbiamo trovato il lungo. Già il fatto che gli somigliasse moltissimo, mascellone, così com'era, e quando abbiamo preso le fotografie gli ho detto c'è una molta somiglianza, sicuramente siamo sulla strada buona. Dottor Paci non riusciva a vedere qua. Io con un pennarello gli ho fatto una parrucca in testa e dottor Paci ha detto è lui. Abbiamo comunque subito fatto degli accertamenti su questa persona e la prima cosa che ci è saltata all'occhio è la detenzione di molte armi e un particolare che aveva
con sé, tra tante armi, un Sigmaurin. È un'arma molto particolare che era stata usata per la strage del Pilastro. Scoprimmo che aveva un fratello, Savi Roberto. Controlliamo dai nostri terminali, anche lui possedeva numerose armi e anche lui possedeva un'arma particolare, una R70. Anche questa era un'arma individuata tra quelle che aveva sparato ai carabinieri del Pilastro ed era già un altro indizio. Non sappiamo Roberto che lavoro fa, sappiamo però che abita a Bologna. Il dottor Paggi ci autorizza ad andare a Bologna a fare un accertamento in questura. Attraverso l'ufficio amministrativo volevamo sapere che armi avesse questo Savi Roberto, ma non sapevamo chi era ancora. La collega dell'ufficio amministrativo apre il fascicolo, c'era la fotografia di Savi Roberto e ha esclamato: ma questo è uguale a quella, l'identikit della rapina all'armeria, è identico. C'era un collega seduto che scriveva a macchina, si è incuriosito e è venuto a vedere. Quando ha visto la fotografia ha detto, si è messo un po' a ridere, ha detto guarda che questo è un collega, sta lavorando qua sopra la sala operativa. Io e Pietro siamo rimasti veramente di marmo, ci si è gelato il sangue, ha capito la ragazza probabilmente che avevamo scoperto qualcosa di importante ed è stata zitta, per fortuna veramente è stata grande. Abbiamo detto loro, guardate, se mi dite che è un collega, ci siamo probabilmente sbagliati, noi stiamo indagando su un traffico di armi, lasciamo perdere, ci siamo sbagliati. Abbiamo chiuso il fascicolo, non abbiamo preso nulla, anzi devo dire che abbiamo ritirato anche la richiesta che avevamo fatto per vederlo, perché non lasciamo tracce, portiamo via tutto. Siamo scappati dalla questura di Bologna perché scoprire che all'interno, perché noi eravamo, come detto, sicuri che questi soggetti appartenevano alla banda dell'Uno Bianca, scoprire che c'era un poliziotto in servizio ci ha fatto paura. Vengono fatti delle intercettazioni. Dal momento che abbiamo nome, cognome e i fratelli, mettiamo dei telefoni sotto controllo. Nel corso delle intercettazioni telefoniche che abbiamo fatto presso Fabio Savi sono emersi degli elementi importanti, soprattutto una conversazione che è intervenuta tra l'ex moglie di Fabio Savi e un suo stretto conoscente. La moglie e questa altra persona parlavano di imbeccata di un soggetto che ha fatto distruggere un'autovettura. Proprio ai primi di novembre del 94 era stato notato un cambio auto dopo aver abbandonato una Uno bianca salire su una Mercedes colore Visone targata Forlì 7. Uno dei primi accertamenti che abbiamo fatto è stato proprio accertare che Fabio Savi aveva una Mercedes Visone targata Forlì 7. Ma ad un certo punto, e qui parliamo del 21 novembre del 94, siamo stati costretti ad intervenire, anche se non avevamo raccolto molte prove nei loro confronti, perché avevamo capito dall'intercettazione che stavano per commettere un'altra rapina. Volevano andare a colpire una banca a Marina di Ravenna. Con la speranza di prenderle in flagranza, comunque qualcosa, con le armi, con qualcosa per poterli arrestare nell'immediatezza, abbiamo cercato di pedinarli. Ma loro sono usciti di casa, Fabio, alle 4 del mattino per andare a fare una rapina a Ravenna, che loro erano abituati a fare prima tutta una serie di giri, accertamenti e pedinamenti per vedere se tutto era in ordine. Quella mattina Fabio è uscito da Torriana, Roberto è uscito da Bologna e sono andati verso Ravenna.
ma poi ci hanno sgamati perché di notte è difficile fare i pedinamenti, ci sono poche macchine. Roberto, tramite il CB, questo l'abbiamo saputo dopo, un CB erano le radio vicetrasmittenti che comunicavano tra loro una frequenza che avevano solo loro due e non venivano intercettati. E gli ha detto di dovevano lasciar perdere perché c'era qualcosa che non andava. Che eravamo troppi, perché lui aveva già visto in passato che non c'erano tutte quelle auto. E allora cosa decise di fare? Di lasciar perdere. Col fratello dice, questa sera devo montare in servizio alle 7 e stasera io vado in servizio, in sala operativa. Tu vattene, vai via, allontanati, tu mi chiami, se ti rispondo vuol dire che è tutto tranquillo, poi ci parliamo, insomma è tutto a posto. Se non ti rispondo sparisci, è successo qualcosa. Nel corso della mattinata abbiamo perso le tracce sia di Roberto sia di Fabio e le abbiamo trovate solo nel pomeriggio del 21. Io a quel punto dissi che eravamo stati scoperti e che quindi non potevamo più aspettare. A quel punto il dottor Paggi decide di emettere dei fermi per arrestarli. Roberto è andato a lavorare con due caricatori perché avevano avuto il sospetto. Viene arrestato dai colleghi, preso all'improvviso per evitare eventualmente conflitti a fuoco e viene bloccato. È ancora rinchiuso nel carcere militare di Peschiera Roberto Savi, il poliziotto della questura di Bologna, arrestato ieri per i delitti della Uno Bianca. Gli inquirenti non hanno dubbi, è lui uno dei killer della banda di rapinatori che per anni ha terrorizzato non solo l'Emilia-Romagna ma anche altre regioni, e ora si cercano i suoi complici, ancora latitante il fratellastro di Savi. Sentiamo Stefano Tura. La questura di Bologna è ancora scossa dalla notizia dell'arresto di Roberto Savi, l'agente in servizio alla centrale operativa ritenuto uno dei killer della Uno Bianca. Lo stesso Savi, inoltre, appena catturato, avrebbe ammesso di avere sparato e ucciso e che avrebbe potuto farlo anche con gli agenti che da qualche tempo lo stavano pedinando. Il fratello del poliziotto, Fabio Savi, considerato il secondo killer, è ancora latitante. In circolazione ce ne dovrebbe essere sicuramente un terzo, come riferirono a suo tempo alcuni testimoni. Roberto Savi è stato arrestato verso le 19 dentro la sala operativa dove lui prestava servizio in quel momento. Un poliziotto della Criminal Pol gli si è avvicinato e gli ha detto: Roberto, ti dobbiamo fare questa perquisizione. E lui, subito ci si è accorti di una cosa strana, che aveva con sé due caricatori mentre le forze di polizia ne potevano portare uno, quindi era già una cosa un po' strana in questo atteggiamento. L'abbiamo fatto sedere, non ha fatto nessun tipo di domanda, è rimasto così freddo, impassibile, non ha detto per quale motivo mi avete portato qui, cosa ho fatto, niente di niente. Non ha perso assolutamente la calma e ha detto: venite quando volete a casa mia. Dentro il garage c'è stata la sorpresa perché abbiamo trovato, oltre a varie armi appartenenti a loro, abbiamo anche trovato esplosivo e anche le due pistole che risultavano sottratte in via Volturno dopo l'omicidio dell'Anzaloni e di Capolongo. Andiamo a Torriana, mentre alcuni colleghi vanno a Bologna a perquisire la casa di Roberto. Facciamo irruzione all'interno dell'appartamento dove troviamo veramente un arsenale, tutte le armi, troviamo le parrucche, troviamo gli occhiali che aveva usato in una rapina, l'impermeabile che aveva usato in una rapina, troviamo veramente il mondo. Dunque era una prova inconfutabile che si trattava di loro, della banda della Uno Bianca. Roberto Savi è sicuramente il capo della banda, il più cinico, il più anaffettivo, che col suo comportamento è in grado di condizionare quello degli altri componenti e di guidare le loro azioni. Gli omicidi che lui commette quasi mai sottendono un movente specifico, sono piuttosto guidati dal piacere, dal divertimento che lui prova nell'uccidere altre persone. Roberto era indifferente. Non ha detto nulla. L'unica cosa che mi ricordo è che mentre facevamo la perquisizione a casa sua, dove abbiamo rinvenuto la valigia con il denaro, era lì ammanettato, che si è rivolto a me e mi ha detto:
Ma lo sapevo già da stamattina che mi avete pedinato, avevo capito tutto. Sì, se volevo fare qualcosa, insomma, molto spavaldo. E io gli dissi, ma cosa? Dico, se avevi l'arma lunga che facevi, ci tiravi dentro la macchina, facevi qualcosa del genere. Roberto Savi, gli manca il finale in tutta la storia, perché non voleva essere arrestato, voleva ammazzare più poliziotti possibile durante l'arresto e poi farsi ammazzare o suicidarsi. Dopodiché abbiamo sequestrato tutto. Siccome i provvedimenti di perquisizione erano stati emessi dalla procura di Rimini, abbiamo portato Roberto a Rimini. Anche erano poliziotti, come dire, avvalorò per certi versi le tante ipotesi complottiste o che avevano visto dietro quei fatti criminosi qualcos'altro, oltre alle rapine, eccetera. Si ipotizzarono appunto protezioni molto in alto, legami con i servizi segreti o che comunque dentro la polizia italiana e dentro le questure fossero stati protetti o che in ogni caso molti sapessero e non li avessero denunciati. Servizi segreti dietro la Uno Bianca? Dietro la Uno Bianca c'è la targa, i fanali, i paraurti, basta, non c'è nient'altro. Dietro la Uno Bianca, così come disse Savi Fabio, c'è solo la targa e parafango, ne siamo certi. Ne siamo certi perché all'inizio della loro carriera loro non sapevano fare rapine, non sapevano rubare le macchine, non usavano le loro armi, non usavano le loro vetture, non sono riusciti a scappare, lo dimostra anche Savi Fabio. Lui tenta la fuga, ma è una fuga molto strana, no? Perché se era veramente c'era qualcosa, i servizi segreti o chissà chi dietro, avevano goduto un appoggio molto più importante. La banda della Uno Bianca era legata, stava insieme perché c'era un doppio legame, era il legame della solidarietà che derivava dalla colleganza tra quei cinque poliziotti ed era il legame di sangue fra i tre fratelli. Questo rendeva quella banda assolutamente impermeabile e questo ha reso così difficile l'individuazione di questa banda. Tra le piste cavalcate con veemenza da una parte della magistratura c'è quella della Falange Armata. La Falange Armata era una sigla che di tanto in tanto saltava fuori e che si appropriava di alcuni fatti delittuosi e soprattutto faceva comunicati ricattatori nei confronti dello Stato. E si arrivò a pensare che fosse un gruppo misto di cosiddetti servizi deviati e di organizzazioni dell'eversione neofascista. La Falange Armata diventa famosa con la rivendicazione di delitti come l'omicidio di Via Volturno, la strage dei carabinieri, l'attentato ai campi nomadi e l'omicidio dei senegalesi, che sono tutti omicidi che appartengono a questa fase. Il paese impara a conoscere la Falange Armata attraverso la rivendicazione dei delitti di questa fase e solo di questa fase. Molti si sono interrogati sulla Uno Bianca e sulle sue possibili connessioni. In questo senso un fatto altamente destabilizzante fu che la Falange Armata, questo fantomatico gruppo che rivendicò tutta una serie di attentati, rivendicò anche la strage del Pilastro. E quindi sembrò esserci una connessione diretta. In realtà la Falange Armata rivendicava tutto e venne fuori poi successivamente che forse c'era stato il concorso sia della mafia sia di elementi deviati dei servizi segreti. Il tema dei depistaggi, delle indagini sbagliate, del cosiddetto terzo, quarto livello, questi sono tutti argomenti che nel corso di questi 20 anni in cui assisto Occhipinti e Marino sono emersi reiteratamente. E reiteratamente col signor Occhipinti ho affrontato l'argomento. Lui mi ha sempre
in maniera veramente radicale escluso che ci fosse un terzo, addirittura un quarto livello. Ha sempre detto non c'è nulla dietro, eravamo semplicemente noi a commettere delle azioni gravissime e sbagliate. Nella intricata vicenda della banda della Uno Bianca non sono mancati depistaggi. È entrato di tutto dentro, servizi segreti, apparati, Interpol. E poi i depistaggi veri e propri, quelli più conosciuti, più famosi, come quello del carabiniere Macauda o come quello delle testimonianze fasulle di Anna Maria Fontana e di Simonetta Bersani. E su questo, comunque, ancora non c'è chiarezza. I depistaggi hanno due origini. Una è interna e si lega al ruolo che questi poliziotti avevano nell'ambito della questura di Bologna e nell'ambito della questura di Rimini Alberto Savi. In particolare Roberto Savi era addetto alla sala operativa, che li ha favoriti più in generale nel portare lontano da loro gli eventuali sospetti che potevano esserci nei loro confronti. Poi ci sono stati dei depistaggi esterni organizzati, tre depistaggi che compie un brigadiere dei carabinieri che si chiama Macauda, e sono depistaggi che vengono poi successivamente liquidati in un processo a carico di Macauda come dei depistaggi che lui abbia fatto allo scopo di farsi bello nelle indagini. La cosa è ridicola dal punto di vista del significato della condotta di Macauda. Questi depistaggi sono indicativi e molto indicativi delle coperture cui Savi hanno goduto in questa vicenda. Sapere perché Macauda l'ha fatto evidentemente è un problema tuttora aperto. Però sappiamo una cosa, sappiamo che i Savi non sanno nulla di Macauda. Ancora una volta abbiamo la prova di un percorso che passa sopra la testa dei fratelli Savi. Basta leggere la quantità di elementi di prova, di accusa che sono stati raccolti nel processo della Corte d'Assise contro i Savi, superare qualsiasi forma di perplessità, perché non è possibile immaginare che possano coincidere tanti elementi di accusa in maniera così dettagliata, così, con tante confessioni, che rappresentano un unicum nei processi così gravi e così delicati. In 30 anni nessuno è stato capace di portare qualche elemento ulteriore alla ricostruzione giudiziaria che è stata fatta in vari processi da diverse procure. Ci sono dei magistrati che sono ancora convinti che dietro la banda dell'Uno Bianca ci sia qualcos'altro, ma i loro processi sono stati annullati con grande decisione, né loro né altri sono stati in grado di portare un elemento a sostegno di tesi diverse dal fatto che la banda dei Savi fosse una famiglia di serial killer alla quale si sono aggiunti, nelle meschinità dei loro comportamenti per alcuni episodi, altri tre poliziotti che hanno infangato la loro vita prima ancora che la loro divisa. Non è giusto, perché loro hanno subito tre processi, se gli hanno dato tre ergastoli, perché loro devono uscire? Non è un ragazzo che dice io lo reinserisco nella società, io sono per queste cose, reinserire i ragazzi, dargli un lavoro, imparargli un mestiere, ma non queste persone qua. Quando io mi sono sentita dire in televisione che loro uccidevano per il gusto di uccidere. A un certo punto il senso di colpa, di tragedia, si fosse in voi neutralizzato, ecco, e la ripetizione, la ripetitività con cui uccidevate avesse prodotto associazione al delitto. Delirio d'onnipotenza. Forse la parola giusta. Era un progetto necessariamente sanguinario. Cioè, no, non era necessariamente sanguinario. Quando io ho sparato sempre perché qualcuno si è messo fra me e il mio fine. Lui parla di loro come degli ostacoli che si frapponevano ai suoi obiettivi. Eppure sappiamo che non è così, perché molte persone sono state uccise senza alcun motivo. Dovevamo fare con la rapina.
farla a ogni costo, anche a prezzo della vita umana. Io questo le dico. Le armi erano per togliere ostacoli che avremmo potuto trovare sulla via di fuga. Io penso che due personaggi come Fabio e come Roberto Savi, che erano apicali nella banda, erano i più cattivi della banda, non usciranno mai di prigione, non avranno mai sconti di pena, perché hanno attentato in qualche modo allo Stato, hanno ucciso 5 carabinieri e un poliziotto. Diciamo che l'ergastolo viene equiparato ad una pena di 28 anni. In teoria i fratelli Savi, se fossero stati ritenuti meritevoli di questo, già avrebbero potuto lasciare i carceri italiani e ottenere dei permessi. Se ciò non è avvenuto, è del tutto evidente che la magistratura di sorveglianza ha ritenuto che nel loro comportamento, anche dopo i fatti, non c'è stata quella resipiscenza e quindi ha ritenuto non meritevoli di questi benefici. Fabio Savi non vuole chiedere scusa alle vittime perché non vuole strumentalizzare questa sua richiesta per essere finalizzata ad ottenere qualche beneficio. E questo non soltanto l'ha detto dinanzi al tribunale di sorveglianza in sede di un reclamo che lui aveva proposto, ma me lo ha anche scritto in un memoriale affinché io lo leggessi, proprio perché è stato impossibile per lui poter parlare con gli operatori, perché è stato negato da parte del Ministero della Giustizia, ufficio del DAP, non è stato possibile fare l'intervista all'interno del carcere di Bollate. Quindi io riporto esattamente alcune frasi, alcuni passaggi, dove Fabio Savi dice: chi è oggi Fabio Savi? Convivo quotidianamente con rimorsi per il passato, una famiglia distrutta e tanto dolore causato, al quale non vi è purtroppo rimedio. Ma non cerco sconti e non ho mai cercati, così come mai farò qualcosa che possa essere interpretato come strumentale, sebbene consapevole di quale beneficio possa portare una lettera di scuse contenuta nel mio fascicolo, che questa sia accolta oppure no. Una parte dei familiari delle vittime chiede di riaprire le indagini con maggiore decisione. Chiedono di riaprire le indagini perché secondo loro ci sono una serie di zone che non sono state valutate adeguatamente. Io penso che non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto, perché 7 anni e mezzo di terrore tra l'Emilia Romagna e le Marche, uccidere tutte queste 24 persone, 103 feriti, se non avevano o protezione o qualcuno che ha chiuso gli occhi, non lo potevano fare. E noi infatti stiamo lottando perché vogliamo sapere la verità. Almeno io, prima di morire, vorrei sapere la verità, perché la verità non è quella che è stata detta. E la verità vera lo sanno i Savi e loro che sono in cielo. Credo che esistano delle responsabilità all'interno di un nucleo preciso dell'Arma dei Carabinieri che probabilmente sapeva dell'esistenza dei Savi fin dal momento in cui decisero di salvare il loro Domenico Macauda. Non si tratta di trovare delle prove nuove, si tratta di illuminare quello che c'è già e che consente di essere rivisitato in forma ragionevole e che è stato accantonato, stralciato, maltrattato in indagini frettolose che non sono approdate a nulla, perché il loro scopo non era approdare a qualcosa. Tirando le somme sulla vicenda della Uno Bianca, credo che molti aspetti vadano approfonditi, sia del modo in cui la Uno Bianca ha usato il clima
i fatti dell'Italia di quegli anni come grande depistaggio rispetto alle proprie azioni, ma sia anche gli interventi esterni per depistare le indagini rispetto agli uomini della Uno Bianca. Su queste cose non abbiamo ancora delle verità, e anche qui poi dobbiamo pensare che ci potranno essere verità storiche che non diventeranno verità processuali, come sempre capita in questi casi. Però molti aspetti, e non di poco conto, anche nei rapporti internazionali della Uno Bianca, sono tutti ancora da chiarire. Dietro la Uno Bianca c'è la targa, i fanali, i paraurti, basta, non c'è nient'altro. Caloroso saluto e ringraziamento alle istituzioni presenti, civili e militari, e tutti coloro che come ogni anno decidono di dedicare qualche minuto al ricordo delle 24 vittime innocenti della banda della Uno Bianca. Il 13 ottobre è il giorno della commemorazione di tutte le vittime e abbiamo dovuto scegliere una giornata perché altrimenti noi da gennaio-dicembre dovremmo andare, e ci andiamo lo stesso, ma abbiamo dal 4 gennaio la strage del Pilastro, al 2 maggio la strage dell'Armeria, a tutti gli altri eventi, ed è un continuo, perché questi non hanno fatto un'azione unica, ne hanno fatte centinaia di azioni delittuose con tutti questi morti separati uno dall'altro nell'arco del tempo, per cui abbiamo deciso di farne una commemorazione in questo bel parco che il comune ci ha messo a disposizione, e qui ci ritroviamo per commemorarle tutte queste vittime. Spero che non succeda mai che li vediamo fuori, perché veramente non so come vada a finire. La gente è ancora arrabbiata, è passato 31 anni da quando è morto mio marito, io sono ancora arrabbiata.